Voglio fare un po' più di roba in ogni singolo episodio Perché veramente stiamo andando avanti abbastanza rilento Non scattare, non scattare Vesti nere, ho oh, un'armatura Andiamo dal cartografo che ci darà la chiave Oh Eh, certo Prendiamo quello che riusciamo Cotta di maglia di Creton anello dell'occhio malvagio Ora lui arriva e noi ce ne andiamo Aia, aia. Ah, eh, va bene. Anch'io, però. Facciamo così. Vai. Bastone di Azal. Ma è un catalizzatore? Magari così fa. del danno decente. Anima di un giga. Ah, va bene. Ok. Non mi lamento. Oh. Via. Anima del putrido di nuovo. Velocissimo. Eh, ai, 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 ai. Ramo profumato, talismano d'argento, niente. Figuriamoci qui. Aiuto. Anima di Elana. Vabbè, eh, va bene. Lama doppia dello stregone. Ecco, non potrò mai usarla perché dello stregone già vuol dire di no. Devo, devo imparare a fare i perri bene in Dark Souls 2. Il che è tutto dire perché. ah. Osso del ritorno. Oh, viene bene, viene bene. Eh, vedi, un pochino di più, sì. Perché essendo che fa danno magico pure in Fetrol, va bene. Eh niente. Qui abbiamo però l'uomo invisibile. Cosa ci darà? Oh, vabbè. Vita fulgida e maschera di Farros. Dai, <ride> dai, non è male. Moriamo col danno da caduta, sicuro. No, morirò. Però almeno magari troviamo qualcosa. Seme del fuoco, gemma vitale radiosa. Eh, ciao. Ovviamente, ovviamente, ma non c'era dubbio. Passaci, ti prego, passaci. Ok. Non ha più i capelli di Joshu. Mazza del santuario, 35 di forza. Che me ne dà? 30.000. L'anima del putrido che ne dà 20.000, 25.000, l'anima di eroe altre 10.000. E magari riusciamo a usarla a due mani. Potenzia Estus. Direi di portarla. La forza. A 20. Anche la destrezza. Ah, e ora a due mani la possiamo usare questa. Eh già. Wow, oh no. Ai ai. ai. Abbiamo ancora un'altra risorsa, eh. La chiave del fabbro. Freccia di fuoco. Di qua possiamo aprire... La porta della villa. Ira degli dei. Beh, eh, con questa riusciamo a battere i nemici almeno. Antica armatura corazzata, no? È quella, è quella pesantissima, vero? 129. Non ci possiamo più muovere con 129 di peso. E ora come, come facciamo ora? Andiamo così. Uh, frammento grande. Eh, doveva succedere. Usiamo un osso del ritorno. Vigore. Oh no. Eh, dobbiamo andare avanti così. Ci toccherà evocare probabilmente. Eh però... Guarda che passetto. Guarda che passetto di danza. Petil il morigerato. Luett il mercenario. Oh dio mio Ah no, 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 no. E eh, lo sapevo. Oh, preso. Aia. Ah, yeah. Eh no. Elmo di Drangleek. Ma sì, dai tanto. Siamo talmente tanto leggeri. Riproviamo ai, ai ai Che inizio incredibile Però Becca No 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 Non guardare me Oh però Quasi a metà vita Ai Se non sapete cosa possiamo fare eh? Potremmo comprarci delle bombe Mmm Io mi paro come posso ma Oh Dai che forse ce la facciamo Non guardare me No 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 dai Ma perché Ma perché dai Su e per forza. Ai ai ai. Avveleniamolo magari. Si può avvelenare lui. Dai, Pate. Oh, grazie. Girati. Ma perché me? Ma perché sempre me? E come faccio? Però colpitelo magari. Potremmo andare dove c'è l'uomo con lo spadone. E dovrebbe esserci qualche oggetto, anche se è pieno di nemici. Proviamo, tra mezz'ora arriviamo alla porta. Ah, oh, non li one shottiamo. Sì. Vediamo la maschera di Farros, giustamente. Il giubbotto, il giubbotto dell'altra volta. Va bene, tiriamo qui. Ma non me la ricordavo sta cosa, dai. L'imboscatona così, no, su... Eh pure, ovvio. Tra l'altro, mi segnava ancora della vita. <ride> mentre sono morto. Questo è un foglio, tra l'altro. Questo. Quest'edera è un pezzo di carta stampato. Potremmo uccidere lui. Probabilmente ci distrugge. Facciamo un, un tentativo. Vediamo. Ahi ai ai. ai Li togliamo veramente poco. Eh, pure il veleno, niente. Niente, ciao. Oh, Dio. Sapete cosa facciamo? Andiamo alla via di passaggio e cambiamo la build. Almeno... A 30. È vero, non possiamo usare l'arma di nuovo, ma fidatevi che è meglio così. È stato proprio un salvataggio in corner. Però... È l'unica, è l'unica, veramente l'unica. Va anche bene, eh? Aia. Va anche bene. Ah, il metodo guerriero dei Girm. Ah, aiuto. Pesa di più, arriviamo al 79%. Però va bene. L'importante è non arrivare di nuovo come prima. Ma quasi quasi, guarda, se no non ci smuoviamo più. Operate oh, ora. Forse ce la facciamo. Però se prima loro riuscivano quasi a batterlo da soli, ora dovrebbero non avere problemi. No, 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 no Secondo me mi prende all'ultimo E mi frega Ecco, lo sapevo, lo sapevo Uh Elmo del soldato vuoto Possiamo andare dal tutorial C'è Il pietrificato Qui Oh, che forse abbiamo una stradina Che potrebbe venirci utile Ci riusciamo? Sì Oh, qualcuno è caduto ed è morto. Il che è veramente... È proprio il karma questo, però, eh. Eh, vabbè, bisogna andarci. Veloce, veloce. Lì sotto c'era qualche oggetto, però, vero? Andiamo prima a buttare giù il tronco. Facciamo così. Ok, ora possiamo morire tranquillamente. Pietra fulminante, grazie, utile. Ah, ecco qua, perfetto. Ah, avvelenato, niente, sono morto. E ciao, gli lascio tutte le pietre prismatiche e intanto vediamo. Ma danno gli oggetti normali loro. Frammento di titanite, mi sa di sì come l'abbiamo conciata. Quanto gli facciamo? Oh, gli facciamo sempre troppo poco, sta gente. Ci compriamo otto bombe. Eh, non male. Ok, la vedo molto dura. Ho messo il bastone per sbaglio. No, stai fermissimo. Dai, che muore. Dai, che muore. Ma non ci posso credere, non ci posso credere. Non ci posso veramente credere. R2. Uh. Veloce. Uh. Avvelenato. È finita. Tutti quelli che conoscono Dark Souls 2 sapranno qual è la mia idea. Vediamo se, se riesco a far sta cosa. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Dai ti prego. Oh yes! Ed è un bel progresso. Ramo profumato che voglio dire viene anche bene. Lei intanto... Se ne va a Magiula e io direi di chiudere qui: perché abbiamo intanto battuto un boss. Battuto per modo di dire, la Randomizer è molto così, ovvero c'è molto rischio di arrivare a un punto in cui non sai più come fare. Io per ora vi ringrazio e ci vediamo nell'episodio 4.